Eccoci qua. Bella raga, siamo qua con mio padre, che oggi gli faremo un po' un'intervista. Vediamo un po' come se la cava tra le telecamere. Mi sento un po' sotto esame allora stasera. Da sento, tuo figlio mi sento un giro. Po' come quando facevo gli esami all'università. Allora, ma facevi sport? Fai sport? Io sono stato un grande sportivo, io li ho fatti quasi tutti gli sport. Ma adesso, quello che ti è piaciuto di adesso più? Adesso sono un po' appesantito, ma quando avevo la tua età, no, la tartaruga non l'ho mai avuta perché sono sempre stato un po' in carne, ma quando avevo la tua età io giocavo a tennis, giocavo a pallavolo, giocavo a pallacanestro, giocavo a calcio, andavo a nuoto, andavo a canottaggio, giocavo a pallamano, ne ho fatti veramente tanti sport. Avevi tempo per becciare? Certo che becciavo. Quindi c'avevi anche tempo per becciare oltre gli ma sport. Ma il tempo per becciare si trova sempre, ricordate. Soprattutto poi la notte, la sera, quindi. E cosa ne pensi sempre invece di quelli che fanno OnlyFans e si lamentano se poi le loro foto vengono fatte screen e girati? Beh, se non è una cosa legale, sicuramente è una cosa da evitare che avvenga. Però non ha senso lamentarsi se si girano i suoi screen di foto nuda se tu fai quello. Certamente che non ti puoi lamentare, se metti tutto te stesso in piazza non ti puoi lamentare se poi in qualche modo le foto girano. Anche se è una cosa illegale poi, però fa parte del rischio. Ti darebbe più fastidio se lo facesse tua figlia o tuo figlio? Tutte e due. No, più tua figlia. È una Beh, femmina. sì, forse sì, ma tutte e due comunque fondamentalmente non mi farebbe piacere, Hai dei rimpianti? ecco. Io sono uno che ottimista di natura e che cerca sempre di guardare avanti e mai indietro. E quando guardo indietro, guardo per evitare di commettere gli errori. Di ricommettere errori che ho già fatto, quindi i rimpianti sì, ci possono essere dei rimpianti, però poi fondamentalmente cerco sempre di guardare anche tante cose positive che ho fatto e certi incidenti di percorso possono capitare, però poi alla fine nell'insieme sono soddisfatto di quello che ho fatto nella mia vita. Quindi Ok, devono averlo per te il senso, non per me. ovvio, ovvio. Ma hai mai fatto dei trisom? Sai cosa sono dei trisom? So cosa sono dei trisom. Sì, una volta. E come si una volta? Io non lo sapevo. Beh, non è che puoi sapere tutto, E vai, raccontami com'è andata. Allora, io sono curioso. E io ti eh? racconto la mia. È andata che ci siamo trovati una volta. Ma non è vero, non l'hai fatto, mi stai raccontando una balla. Ah, vabbè, allora ti sto raccontando una balla. No, vai, 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 Allora non l'ho mai fatto, me lo tengo per. Continuo a no, vai, tenerlo di, per me, ok? Va dimmi, bene, va da, bene, dimmi, dai. Com'è andata? va bene. È andata che ci siamo trovati una volta con una ragazza che ha chiesto che ce la scopassimo in due, chiesto espressamente da lei. E siccome Guarda, quanti ero con una persona con cui avevo molta confidenza, anni fa? insomma, sono passati un po' di anni. Sono passati più di 30 anni. Prima che ti mettessi con la mamma. Sì. Ah, ti racconto la mia allora. Raccontami la tua, dai. Allora, come è venuto sempre qua in questa casa. Ah, pure. Io faccio tutto qua. Io porto a casa tutto. ero con Lollo Lamo. E c'era. No, No, non va faccio bene, no, nomi non fare poi. nomi, Ah, dai. c'era una ragazza che le abbiamo detto, vai, vieni qua da noi e stiamo un po' tutti insieme e poi vediamo un po' cosa succede, nel senso, non gli ho detto esplicitamente di scopare, però c'ero vicino. E allora lei viene e dopo un po' abbiamo iniziato a fare un gioco hot, e dove eravamo comunque io e Lollo accanto a lei a fare un gioco hot. Allora, dopo qualche bacio, lei non se la sentiva più perché si sentiva pressata. E boh, era timida, non voleva inizialmente. Allora l'abbiamo fatto ubriacare.
Abbiamo bevuto qualcosa e Attenzione. vabbè, ma ha bevuto, poi si è lasciata andare Ho e capito. attenzione. Tante volte finiscono male queste Ma cose. no, no, è andato tutto bene, altro che. E niente, poi ci abbiamo andato dentro. E questa è Com'è stata. stata come esperienza? Ma poi ne ho fatte altre, però diciamo questa qua era la prima. Boh, strano perché ero con un mio amico. Beh, se non è una persona che conosci bene, non ha molto senso farlo, secondo Ma la fai per il gusto di aver fatto una cosa a tre. Non la fai, che cazzo me ne frega se è un mio amico o meno. Cioè, la fai perché c'è Vabbè, però insomma, l'occasione. è anche più divertente se lo fai con una persona che conosci. E orgene mi hai fatte? No, Sembra andato in un locale di scambisti? Ti piacerebbe? no, Non saresti curioso? no, no, No? proprio zero. Anche perché quello che è mio, io non lo condivido, non lo No, divido ma con senza essere nessuno. fidanzati. Non No, non mi interessa. ti piace? Sono molto tradizionalista io. Sono siciliano, ricordati da dove arrivo, Beh, pure io, però a me piace eh. Tu sei condividere. genovese, non sei siciliano. Vabbè, Sei però figlio di un siciliano. Ma io sono siciliano vabbè, di ma anch'io da sangue. fidanzato non andrei mai a fare un locale da scambisti. Io dico non da fidanzato, da single. Che sei lì e È fai. un'esperienza che non mi interessa. Secondo te siamo tanti distanti io e Beh, tu sei figlio di una brava te? donna. Grandissima troia. Sei figlio di un mondo diverso dal mio. Sei figlio di una società e vivi un tempo, vivi nel tuo tempo. Io ho vissuto nel mio e sono due tempi molto diversi. Via! Via! Oh, via! Pensi che tuo figlio sia un bel ragazzo? Sì. Bello, normale, carino, Un po' testa brutto. di cazzo, ma bel ragazzo. Cosa ne pensi della mia della palestra che faccio? Che ti ha fatto bene? Questo Se è dicessi che mi no. drogassi? Tipo mi facessi di eroino? È un brutto problema. Sarebbe una brutta botta. Sarebbe una brutta Mi botta. manderesti al CERT? Farei di tutto per cercare di tirarti fuori, questo sicuro. Secondo te io mi drogherò mai? Ci No, sta. mai nella vita non si può dire. Non credo. Mai dire mai. Cosa hai pensato quando ti ho detto che sono andato a Troie a 18 anni? Ho pensato che eri diverso da me. Vedi che allora siamo diversi. Beh, in quello sì. Tu non hai mai avuto la curiosità di Io non ho provare solo mai. l'ebbrezza di pagare una? Allora, il concetto è questo. La donna va conquistata. Io sono di un altro Ma che cazzo mondo. vuol La dire? donna Ma va che cazzo vuol conquistata. dire? Pagare una Ma per donna. ridere, per ridere, come vai col No, tuo amico? beh, ma per ridere la conquisti anche una Ma ho donna. capito, ma mi sono rotto i coglioni conquistare le donne qua, cioè. Vabbè, io no. Ma perché ne hai avute meno di me? Con quante donne sei stato? Con quante? Sì. Sincero. Una decina. Molte meno di me. Non Sì. Ma fidanzate, proprio rapporti. sì, ma Rapporti. non lo so, 10, 12, non mi ricordo adesso di per. Non è che sto a contare bene. C'era un Però. mio amico. C'era un mio amico che aveva un suo amico che faceva il pompiere. In E questo pompiere. qui. E questo qui era un, aveva un, era una specie di feticista, in questo senso che ognuna che si scopava gli tagliava un ciuffetto di peli Ma della figa? della figa e li metteva, aveva un album delle fotografie con gli scomparti, no? E metteva questo ciuffetto dentro ogni scomparto trasparente, poi ci metteva il nome. Io non sono di quelli che, cioè, voglio dire, va bene tutto, ma Secondo te con quante ragazze sono stato? tu, Sì. ma boh, non lo so, una ventina, Su una trentina. una trentina, beh,
Allora, tu per avere 22 anni sono tante. Cos'è? Fai vedere. Amorant. Amurant. Lo sai che sono ignorante anch'io e non lo so. Così capisce cosa c'è anche qui Cos'è sulla Amurant? piattaforma. Scusa, aspetta, che minchia. Eccola qua. Ah, eccola qua, eccola qua. Ma scusa, ma non la bannano? È famosa perché sta così su Twitch e non fa nulla. Ma proprio roba, guadagna col corpo. Cosa ne pensi? Secondo me fa bene. Se riuscite a fare un guadagno grosso, cioè, perché no? Diciamo che c'è di peggio, dai, mettiamola così. C'è di peggio, tutto sommato non fare un film porno è peggio. Tutto sommato non fa niente di male. Che futuro vedrai? Come sarà secondo te il mondo tra 10 anni? Uno Uno schifo. schifo, ti fa così cagare, a me piace. È uno schifo. Il mondo purtroppo Parole per voi amare. giovani, il mondo sta andando verso una degenerazione di contenuti morali, Vabbè, si sono persi un po' tutti i valori, di un po' tutto. valori, e anche se banalmente climatici. Secondo me era una noia, gli anni Andiamo tuoi. incontro a periodi in cui ci saranno sicuramente problemi, tanti problemi. Economici? Intanto, troppa gente su questo mondo. Infatti, qualcuno ci ha già pensato, secondo me. Di ammazzarsi? Beh, probabilmente qualcuno col Covid, forse, o anche con i conflitti e le guerre, sta cercando di fare un po' di pulizia. Vabbè, però per i tuoi Il figli che. riscaldamento climatico non aiuta tutto questo perché ci sarà sempre meno acqua, ci saranno sempre condizioni non facili di No, vita. ma invece per i tuoi figli, come secondo te avranno un futuro bello o un futuro di merda? Ma dipenderà da loro. Io ho cercato di creare le condizioni per dargli un futuro, poi il destino e la vita, ognuno di noi la vive, se la crea in base a quello che fa, e quindi mi auguro il migliore possibile, però sai, ripeto, non bisogna misurare tutto in funzione dei soldi, bisogna misurare in funzione Ah, proprio i soldi, delle cose che ti fanno poi. stare bene. I soldi. Eh sì. Eh sì. I soldi ti aiutano, ma I soldi non ti fanno sono stare tutto. bene. E poi i soldi al giorno d'oggi comandano. Quindi sui tuoi soldi comandi. Devi avere un equilibrio mentale tuo prima di No, tutto. secondo me al giorno d'oggi i soldi sono la base su tutto. I Secondo me i soldi sono soldi. importanti, te l'ho già detto anche Se i prima. soldi Sono non d'accordo comandano, non puoi far su nulla. questo, però non sono fondamentali. Se non hai un equilibrio tuo, comunque Sì, non. ma secondo me un lavoratore che piglia 1300 euro al mese. Guarda che l'80% delle persone guadagna 1.300 euro al mese Appunto. eppure è felice lo stesso, Ah, non io non sono so tutti come faccio ad essere infelici. felice. Io non mi riesco ad accontentare a Perché 1300 tu euro al mese. parametri tutto in funzione dei soldi, la felicità non è direttamente, è Eh direttamente sì, perché se proporzionale, ma. penso a vivere con 1300 euro al mese non posso. Non ce la farei. Cioè, non sarei contento. Cioè, non. Allora, Piuttosto che accontentarmi, te l'ho già detto, te lo non. ripeto, il 5% della popolazione mondiale ha in mano il 95% della ricchezza nel mondo. Vabbè, mica nel mondo. Nel mondo. E io non chiedo di essere ricco Il il più ricco nel 5% ha in mondo. mano il 95% della ricchezza del Ma mondo. anche fare un 4.000 euro al mese non mi farebbe schifo confronto a 1.300. Secondo me con 1.300 non riesce a fare una vita dignitosa. Ma beh, ci sono persone che guadagnano Ci sono 1.300 persone che euro, si. Che si. devono lavorare in due. Cosa è successo?
Che cazzo è, Marco? Non, secondo me non si riesce a fare una vita dignitosa con 1.300 euro. Non riesci a fare. Non... Vivi in base al lavoro e portare a casa i soldi e tutto un ciclo così. Non riesci a goderti nulla con 1.300 euro. Secondo me. Sono troppo pochi per farti una vita. Anche se vuoi fare un viaggio, cioè devi fare troppi sacrifici con 1.300 euro. No, Cioè, io non ci mettere, devi riuscirei a vivere. mettere assieme le forze assieme Infatti non ci sto alla riuscendo. tua compagna o quello che sia. Ma capisci che E vita è schiavi del la vita lavoro. del 90% delle Io persone. non voglio essere in quel 90%. Ma Beh, neanche in quel 5. ti auguro di poterci riuscire. E vi salutiamo dalla Family Jarra. Ah, ho comprato comunque una felpa con il mio logo e il mio nome. Ora poi te la faccio vedere. Bene. E ti lascio te il coso di spegnere. Lo vedi quello stream deck lì? C'è Sì. Qual scritto fine live. è? Fine live, le Z. Dove è il coso che dorme? Sui pulsanti. L'ultimo, il penultimo, prima riga. Penultimo, prima riga. Ok, saluta in cam. Ciao, buonanotte a È là in tutti. cam, papà, lì la telecamera. Sì. Là, riguarda là. E loro ti vedono come se ora li guardassi in faccia. Non è che se guardi qua, loro sono qua. Buonanotte a tutti. Dai, ciao 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 ciao.